Buonasera a tutti, siamo in compagnia degli sposi Mirko e Milena. Salutate. Buonasera. Parametri di ricerca, in primis divertimento, festa, proprio far ballare, far divertire la gente, far divertire la gente, ovviamente è stato il nostro, perché noi comunque ci piace divertirci, quindi era questo il nostro. Pure più che altro erano che non riuscivamo a sentirci magari a nostro agio con gli interlocutori, in questo caso voi, però non sapevamo che eravate voi all'inizio. Quindi non sapevamo magari come muoverci, come preparare la musica, come fare la scaletta, come scegliere i brani, insomma un continuo di ansia e cose varie. E vi ho trovati, anzi vi abbiamo trovati lei, io, anzi, principalmente su matrimonio.com. Poi sono andata a vedere i vostri video su YouTube, visto che c'era Baldoria, sempre ho detto no, dobbiamo scegliere questi. E vi posso dire una cosa, si è innamorata subito di lei. Sì. Si è innamorata nei subito video, di lei. In quel periodo aveva capelli verdi. Ah, è vero. Ho detto no, la devo prendere per forza. La motivazione è stata quella di far divertire la gente, di far divertire gli abbiamo ospiti. Abbiamo visto che ci riuscite in qualsiasi fascia d'età, perché far divertire i giovani è un po' più facile, però far divertire anche qualcuno magari più grande, sì, più grandi, invece qualcuno che magari è anche più timido. Che ballavano anche i nonni ai vostri matrimoni, qualsiasi persona, quindi abbiamo detto no, dobbiamo scegliere loro. Quindi diciamo di voi è stato subito un amore a prima vista, come si suol dire, quindi non abbiamo avuto altre scelte. È vero, le paure più grandi deludere gli ospiti. Sì, magari non si divertono, che magari dicevano no, è stato noioso, è stato monotono, e poi magari non sapevamo all'inizio come, perché ovviamente la prima volta che ci sposiamo non sapevamo come organizzare il tutto. In questo caso Cristian, super attento, super preciso con le videochiamate, abbiamo organizzato tutto, quindi è stato perfetto per l'inizio. Ci andavamo a fare qualcosa di buono e di speciale, sì. Perché tutto è stata una sorpresa prima per noi, poi per gli ospiti. Sì, oltre l'organizzazione, io non so gli altri sposi come si sono organizzati, però il nostro matrimonio è stato dall'A alla Z, cioè non c'era niente che era fuori posto, è tutto organizzato, la canzone dedicata da mio fratello, anche il semplice fatto di aver fatto cantare suo padre, che è la cosa che ama di più, quindi abbiamo accontentato tutti. Abbiamo scelto il ballo sulle nuvole perché è la cosa che appunto quando siamo venuti mi ha colpito di più, perché a parte che sono una romantica, quindi mi piaceva proprio l'effetto. È proprio come stare proprio sulle nuvole, perché poi è basso, non c'è quel fumo che come si vede di solito, che tutto fumo è bello basso. Ed è anche romantico. Qualcosa che non vedi in tutti i matrimoni. Sì. È una cosa particolare che siamo riusciti a fare con quel passo. Eccolo qui, il principino, facciamo vedere anche il principino.
lo spazio che viene dedicato al nostro principino è stata una cosa incredibile, ci ha fatto emozionare. In cui ci siamo emozionati di più è stato il ballo nostro, sì, quando è entrato quando lui. Hai letto la storia nostra, insomma, sì, la nostra storia. E pensate un po' che tutto è iniziato nel 2012. Milena rimase affascinata da Mirko, richiesta che venne subito accettata da lui. Parco Gonda, Milena passò a prenderlo perché lui era più piccolino e non aveva ancora la patente. Quel giorno nell'aria si iniziava a respirare qualcosa di diverso, come se qualcosa stesse per accadere da un momento all'altro. E infatti fu così, perché la sera arrivò un primo bacio emozionante che diede il via a questa bellissima storia. Il momento più duro da superare è stato il 2014, quando decisero di partire insieme, di cambiare vita e dal Salento raggiungere la Svizzera. Per trovare lavoro, per fare una nuova vita, per trovare la loro felicità. Ma, e quindi piano piano, col passare dei giorni, sostenendosi, aiutandosi l'un l'altro, e nonostante la situazione difficile, proprio grazie anche alle loro famiglie che gli sono sempre stati vicini, tutto venne superato. Io proprio sono crollato, proprio. Tornati nel Salento, ripresero pian piano la loro vita lavorativa e questo amore cresceva sempre di più, fino a quando non si concretizzò vivamente in un piccolo principe chiamato Luigi, che come un miracolo rappresenta oggi la loro bellissima storia d'amore, demolendo definitivamente in un colpo solo tutte le difficoltà passate. Da marito e moglie, e non da soli, ma con una bellissima famiglia insieme al nostro Luigi. Sicuramente l'entrata, perché non sapevo che fosse carica, però non così. Subito tutti in pista, di solito no, magari si entra, prima si accomodano e poi vanno in pista, invece no, in diretta in pista. Far divertire vieni a tutti, dai più giovani anche, diciamo, una coppia un po' più... Secondo me, quando avanti, vedono diciamo, anche solo mezzo filmato vostro, come ho visto io mezzo filmato vostro prima di scegliervi, io mi sono innamorata. Poi ovviamente non ho i propri gusti, però siete forti, ragazzi. Forti e soprattutto organizzati. E io che sono un'ansiosa e sono un'organizzata, lo posso dire per certo che sono organizzati. Ma ve lo posso dire per certo anche gli ospiti che abbiamo qui. Ciao! Ciao! Ciao, grazie! Ciao.